Buonasera cari amici di Dopocena, benvenuti a questa puntata post pasquale. Insomma, ci siamo lasciati le festività della Pasqua alle nostre spalle e questa settimana nella città di Fano ci sarà un avvenimento altrettanto molto importante sotto l'insegna della solidarietà. Sabato 2 aprile nello stadio Mancini ci sarà una partita di beneficenza i cui protagonisti saranno i cantanti, la nazionale cantanti per l'iniziativa Fano per la vita. Fano per la vita in una giornata particolare, la giornata mondiale sull'autismo, e questo sarà lo sfondo, il sottofondo di questa iniziativa benefica di cui Fano, tutta la cittadinanza e due associazioni importanti che operano nel nostro territorio, una sicuramente molto più radicata, un'altra invece più a respiro nazionale, e sono insomma così l'asse portante di questo evento. Qui nei divani di Dopocena questa sera parleremo di questo evento e sono con noi i due protagonisti delle due associazioni che sono alla base di questa iniziativa. Salutiamo Massimiliano Fiorelli, vicepresidente dell'associazione Onfalos Autismo e Famiglie Onlus, e Donatella Menchetti, presidente Adamo Onlus. Doveva essere nei nostri divani, buonasera, benvenuti. Grazie, buonasera. E adesso entriamo subito in argomento, facciamo dei doverosi saluti anche a Filippo Carboni della Nautilus, che doveva essere qui, che è uno degli sponsor dell'iniziativa, ma per motivi personali non è potuto essere presente qui in trasmissione. Noi lo salutiamo, comunque è presente, sarà presente anche nelle argomentazioni di questa puntata. Allora, Massimiliano, voi siete stati un po' il motore iniziale dal quale è partito questa idea in una giornata così importante che parla di autismo. Allora, prima di entrare nell'evento, visto che insomma, essendo il vicepresidente dell'associazione che tratta di questa patologia, facciamo delle specifiche. Insomma, la giornata dell'autismo perché è importante e soprattutto perché è importante rimarcarlo? La giornata dell'autismo è stata, si chiama in realtà Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell'autismo. La parola, chi ha dato il nome all'autismo si è rifatto alla parola greca autos, che significa se stesso, da solo. Questo perché la stragrande maggioranza dei soggetti colpiti di autismo hanno questa caratteristica di sembrare chiusi in se stessi, insensibili o quasi all'ambiente circostante, incapaci di porre in essere una relazione stabile, oppure di utilizzare il linguaggio in maniera funzionale. Noi siamo un'associazione costituita nel 2008 e siamo nati come gruppo di genitori di bambini e ragazzi autistici, che sono tutti quanti seguiti presso il Centro per l'Autismo dell'Ospedale di Fano, che anche questo è un'eccellenza a livello nazionale ma anche internazionale, e forse magari non tutti i cittadini di Fano lo sanno questo. Ecco, naturalmente non siete gli unici protagonisti, vi abbiamo supportato anche in questo aspetto, perché l'Adamo è, come ho detto prima, un'associazione che si occupa anche lei di una patologia che non è riconducibile a un solo aspetto, ma a molte varianti, però si parla di pazienti malati di cancro, insomma di tumori di vario genere, e voi fate un'opera insomma ben più specifica, che è quella di insomma supportare non solo il paziente ma tutto l'ambiente che gli sta attorno. Infatti ormai siamo conosciuti abbastanza, perché lavoriamo sul territorio da 12 anni e quindi noi seguiamo gli ammalati terminali in domiciliare, cioè nel momento in cui purtroppo non ci sono più speranze, e allora noi arriviamo nelle case con tutto il nostro team medico infermieristico, che è composto da tre medici, due infermiere, una OS, una psicologa, una biologa, e quindi praticamente c'è una continuità terapeutica in questa fase terminale della vita. E giustamente, come diceva lei, noi seguiamo
l'ammalato in maniera ben particolareggiata, quindi le cure palliative, la continuità terapeutica, eccetera. Però poi seguiamo anche i familiari, se necessario, da un punto di vista umano, psicologico, per l'elaborazione del lutto, e mi sembra una cosa abbastanza importante, perché adesso magari si pensa che i nostri nonni, i nostri parenti che arrivino a 90-95 anni abbiano fatto il loro percorso, però purtroppo in alcune famiglie ci sono delle tragedie molto molto gravi, e quindi tutto l'entourage familiare ha bisogno di un'assistenza psicologica che noi seguiamo almeno per un anno, sempre in forma gratuita. E quindi lavoriamo appunto su tutto il territorio dell'area vasta, da Montefelcino fino a San Lorenzo, per cui chi conosce il territorio sa benissimo che calpestiamo la vallata del Metauro, la vallata del Cesano, tutti i paesi che sono all'interno rispetto a Fano, no? E noi perché ci siamo con l'Onfalos? Allora, partiamo un po' da un po' di tempo passato. Io ho avuto nella mia carriera scolastica due casi di bambini autistici in due paesi diversi dell'entroterra, però mi hanno toccato fondamentalmente, mi hanno toccato parecchio, perché allora non avevamo neanche il sostegno, oltre a non sapere che cosa fosse l'autismo, quindi eravamo completamente disinformati, noi come insegnanti sto parlando. E quindi è stato un momento difficile da un punto di vista gestionale, però poi io naturalmente avevo i genitori molto intelligenti, e soprattutto questi genitori avevano capito che non bisognava vergognarsi. Quindi questi ragazzi, un maschio e una femmina, sono stati per me un esempio, cioè più che un esempio, un'esperienza che me la sono portata anche dopo la scuola. E allora, nel momento in cui mi è stata proposta la collaborazione con l'Onfalos, immediatamente ho detto sì. Addirittura non ho manco portato la proposta in consiglio, subito, istintivamente, perché quando uno, ma perché quando uno è nel volontariato accetta tutto. Poi il titolo Fano per la vita, allora l'Onfalos naturalmente tutela i ragazzi e quindi le famiglie per una vita migliore. Ecco, noi comunque, anche noi nella fase terminale, con le cure palliative soprattutto, perché poi naturalmente c'è, come dicevo prima, questa continuità terapeutica, però si arriva alle cure palliative, e palladium, palliativo dal greco significa palladium, mantello, vuol dire tutela, vuol dire protezione. E quello che vogliamo fare noi nell'ultima fase, cioè nella fase terminale della vita, quindi diciamo questo supporto per confortare l'ammalato, il paziente, ma tutti i familiari, affinché la qualità della vita in questa ultima fase sia decente, sia decorosa. Ecco, tutto qua. La dignità del malato, e anche insomma la dignità di chi gli sta accanto. Di chi sta accanto, perché spesso purtroppo capita che stanno male più i familiari che l'ammalato. L'ammalato magari ha il dolore fisico, che a volte non si può neanche cancellare con la morfina, eccetera. Però noi vediamo che molti pazienti, molti familiari che stanno accanto al malato stanno molto più male, e sono loro che hanno bisogno di questa tutela, di questo momento affettuoso, comprensivo, di ascolto. E quindi noi cerchiamo di fare il possibile. Forse perché viene meno, cioè subentra la sensazione di impotenza, di isolamento, certo, no? Certo, ma poi il distacco, no? Cioè si pensa immediatamente al dopo, perché fin quando è lì, fin quando l'ammalato c'è, fin quando il padre, il figlio, il fratello, la sorella ci sono, allora c'è la consapevolezza che ancora c'è vita, e dopo che arriva il grande vuoto, come si dice, no? E quindi noi siamo lì per supportare. Nel momento più delicato, insomma, delicato. Del passaggio. Del passaggio, sì. Allora, la Damo abbiamo
capito, la conoscevamo, si sapeva che cosa fa, ma è giusto rimarcarlo perché il grande cuore, non solo dei fanesi ma degli italiani, ma dei fanesi in particolare, si è espresso più volte in molteplici occasioni, anche in questo ambito, ma anche quando ci sono state calamità naturali, insomma recentemente la vicenda del piccolo Federico ha messo in mostra, se c'era bisogno, tutto quello che era il potenziale di questo territorio, dei fanesi, il grande cuore, che è un motore importante. Infatti, scusi se la interrompo, io volevo infatti ringraziare personalmente, ma da parte di tutta l'equipe Adamo, di tutti coloro che lavorano e che si vedono, e quelli che invece lavorano ma che non appaiono, perché c'è veramente un bel gruppo di persone che lavora in silenzio, in sordina, e che porta il proprio contributo, senza poi dimenticare tutte quelle persone, fanesi e non, che contribuiscono economicamente all'Adamo, e ce ne sono veramente tante. Io ringrazio proprio dal profondo del cuore, perché noi purtroppo ci sosteniamo con le offerte, non è che abbiamo delle rendite o dei lasciti per cui diciamo vabbè, possiamo star tranquilli, assolutamente no. Noi tutti i mesi abbiamo delle grosse problematiche, comunque non importa. Io ringrazio personalmente tutti coloro che ogni tanto pensano che l'Adamo esiste, c'è e lavora, e soprattutto che tutti quanti non abbiano bisogno di noi, questo è importante. Va bene, ma sapere che esiste un'organizzazione come questa nel territorio è quanto mai di conforto, e questo è il motivo per cui è stata organizzata questa partita di calcio attraverso uno sport così popolare come il pallone, tra due rappresentative che è quella dell'Associazione Nazionale Cantanti, che da sempre si è mossa sul fronte della solidarietà senza percepire un euro. Questo è molto importante. Ribadirlo, vero Fiorello? Questo è molto importante perché chi come noi vive nell'associazionismo, nel mondo della solidarietà, ogni tanto nota come escano notizie che un pochino vanno ad abbattere la fiducia della gente nella solidarietà. Che ne so, associazioni o pseudo associazioni che invece destinano i fondi a interesse personale o quant'altro. Noi in questa bellissima e impegnativa esperienza invece abbiamo conosciuto questa realtà della Nazionale Cantanti, che è gestita in maniera molto molto severa. Infatti siamo vincolati al rispetto di regole molto ferree, e quindi a tutti questa sera vogliamo dire che è vero, credeteci, perché tutto il ricavato della manifestazione va in beneficenza, non può essere toccato solo un euro dall'incasso della biglietteria, e a garanzia di questo noi abbiamo coinvolto uno studio prestigioso della città, che è lo studio Rainier, che quindi ci seguirà tutta la parte fiscale e amministrativa della manifestazione, proprio a certificare che andrà tutto in beneficenza. Ecco, insomma, gli avversari della Nazionale Cantanti naturalmente sono degli avversari che sono comprimari sul campo, ma che in realtà servono da supporto a questo manifesto. Chi sono insomma, le vittime sacrificali di questa partita? Allora, se vogliamo mostrare... Così vediamo le mani, entriamo subito nel... Ecco. Oh, ecco, queste sono... Allora... Questa è il numero 8, ecco. Pensate, è stata rubata a Raul Bova e la indosserà la Chiara Del Jacopo. Perché diciamo c'è una novità della quale Fano è protagonista, è insomma il teatro nel quale si verifica questo evento storico per la Nazionale Cantanti, e una calciatrice di sesso femminile entrerà a far parte l'unica. E quindi, per la prima volta appunto. E quindi questa è un'ulteriore aggiunta, se era possibile caricare di motivazioni per andare allo stadio
l'evento. Infatti, vedrete in campo una calciatrice donna nella compagine dei cantanti per la prima volta. Per la prima volta. Tra l'altro noi abbiamo avuto il piacere di avere con noi due settimane fa questa giovane cantante che abbiamo portato nelle scuole di Fano e Pesaro in una serie di bellissimi incontri con gli studenti e è anche conosciuta personalmente, ci siamo resi conto di che cosa vuol dire essere un artista, di quel qualcosa in più che hanno rispetto... Sì, assolutamente. Allora io invece rappresento la squadra campioni per la ricerca, si tratta di una squadra che viene formata di volta in volta a seconda delle partite che deve fare la Nazionale Cantanti e in questa squadra vengono chiamati ex giocatori di fama nazionale e locale oppure personaggi dello spettacolo o personaggi noti localmente. E possiamo dare delle anticipazioni. Che una l'abbiamo data sul fronte calciatore. Di questa squadra faranno parte giocatori storici di Fano, che sono Canestrari, che è il direttore generale dell'Alma, che sono Cornacchini, che per fortuna siamo riusciti a rubare dai suoi impegni di allenatore, così come lo stesso Zauli, che fa l'allenatore. Attualmente il nome però di maggior prestigio che farà parte di questa squadra è Evaristo Beccalossi. Lo dico con orgoglio, nonostante io abbia un'altra fede sportiva, però insomma è molto bello sapere che ha accettato. Di venire ed essere con noi in questa giornata. E ancora, un altro nome importantissimo è Davide Cassani, grande campione di ciclismo, grande giornalista, ma attualmente è il direttore e il commissario tecnico della Nazionale di Ciclismo. Anche lui sacrificherà il suo tempo e i suoi impegni per venire a questa bella giornata. Ecco, quindi avete visto, già avete qualche motivo in più per meditare. Per comprare i biglietti. Per comprare i biglietti, dopo faremo anche, come diciamo, il lancio della prevendita, perché oggi è martedì, la partita è sabato, quindi insomma il tempo stringe e sicuramente insomma, vi dovete affrettare. Allora, avete sentito, insomma, personaggi di spicco, di rilievo, sia da una parte che dall'altra, perché poi alla fine si dice partita di beneficenza, partita di solidarietà, no, amichevole, ma poi quando c'è il fischietto, pronti via, lì non si fanno feriti, bisogna andare insomma, l'attenzione e la gara, l'agonismo, soprattutto in persone che poi su fronti diversi, ma dell'agonismo, della competizione, della gara, ne fanno un asse portante della propria vita, vabbè, i calciatori, gli sportivi sicuramente, ma anche i cantanti, non è che quando vanno alle manifestazioni ci vanno tanto per, insomma, Sanremo, no, il recente Sanremo ce l'ha fatto vedere, insomma, quindi la gara, la competizione accende gli animi di tutti, cantanti, non cantanti, insomma, quindi fischietto, pronti via, vi assicuriamo che assisterete a una gara vera, insomma, un gioco maschio, come si vuol dire. Allora, ritorniamo sull'associazione. Insomma, Adamo ha fatto una presentazione quanto mai esaustiva e completa della sua opera. Diamo anche forse un'identificazione un po' più precisa a Onfalos, cioè di che cosa vi occupate, qual è il vostro core business, come vi muovete sul territorio. Come dicevo, Onfalos è associazione di famiglie di soggetti autistici, anche se noi ci rivolgiamo e accogliamo tra di noi anche famiglie che vivono il mondo della disabilità confrontandosi con patologie diverse. La nostra associazione è su base regionale, noi siamo su tutte le Marche e quindi ci occupiamo di costruire piccoli progetti che sono sempre a respiro locale per inserirci al meglio che possiamo nelle terapie occupazionali e comportamentali dei nostri bambini e ragazzi. Quindi progetti educativi, oppure un progetto molto importante che facciamo ogni anno è la Summer School,
cioè una o due settimane intensive d'estate, perché l'estate è il periodo in cui i nostri bambini e ragazzi sono più smarriti, disorientati, perché questa è una patologia che ha bisogno di una vita regolare, cadenzata, di appuntamenti. Non possiamo lasciare gli autistici da soli a gestire il proprio tempo, perché non ne sono mai capaci. Hanno bisogno di regole, hanno bisogno di una vita stabile, cadenzata da appuntamenti. E nella Summer School noi riusciamo con un grande sforzo e anche con l'aiuto di sponsor a far vivere ai bambini che ogni anno la frequentano una o due settimane veramente piene, seguiti per tutto il tempo da educatori ed educatrici formate, e con la supervisione di uno psicologo o una psicologa che viene dal prestigioso Centro per l'Autismo di Fano. Inoltre Onfalos ha partecipato al tavolo tecnico da cui è uscita la stesura della legge regionale autismo. Ricordiamo che le Marche sono tra le prime regioni che si è dotata di una legge sull'autismo. E il presidente della regione, anche in un recente incontro, ci ha promesso che quest'anno finalmente la legge verrà finanziata e quindi potremo concorrere anche noi con il nostro progetto per avere i fondi per una delle tre strutture a livello regionale che sono previste dalla legge. Infatti una cosa di cui ancora non abbiamo parlato è che il ricavato di questa manifestazione, di questa partita, verrà da noi impiegato per il nostro progetto più ambizioso, che è la costruzione della cosiddetta casa di legno, che vuole essere un centro diurno ma anche residenziale, quindi con un occhio alla terapia dei soggetti in età più tenera, ma anche al sollievo delle famiglie, perché è un aspetto questo che noi condividiamo con Adamo. Certo. È importante occuparsi del diversamente abile, è importante intervenire con terapie, con educazione, eliminando i cosiddetti comportamenti problema, ma è altrettanto importante occuparsi della famiglia, occuparsi di chi vive la disabilità nelle mura domestiche, di chi si confronta spesso con le risposte delle istituzioni non sempre all'altezza, con una scuola che ora fa tanto, ora potrebbe fare di più, e con purtroppo quegli episodi di crisi comportamentali che ogni tanto i nostri piccoli e grandi soggetti hanno. Per questo il centro che costruiremo avrà una piccola parte abitativa, ma che non è destinata a ospitare in pianta stabile i diversamente abili e farli così dimenticare dalle famiglie. Non sarà un ghetto, ma sarà un luogo dove noi ci prenderemo cura e ci prenderemo carico del soggetto autistico, questa volta in età matura e anche adulta, per un periodo tale che consentirà alla famiglia di avere sollievo, respiro, di ricaricare le batterie per poi tornare a occuparsi del proprio caro. Questo in un'ottica più ampia, più generale, che vede tutto il mondo della disabilità dopo il fallimento tutto sommato di queste esperienze. Lo vediamo purtroppo quasi tutti i giorni in televisione. Certo. Vediamo dei centri dove all'interno delle sbarre, all'interno delle porte chiuse, accadono cose orribili che ci toccano. Quindi oggi
chi pensa le nuove strutture, chi pensa il futuro della disabilità, vede che bisogna tornare a dare importanza alla figura del caregiver, il familiare che presta assistenza. Quindi bisogna fare in modo che questi soggetti siano il più possibile tenuti in famiglia, e quindi alla famiglia noi dobbiamo dare risorse economiche, d'accordo, per quello che può fare lo Stato, per quello che possono fare gli enti locali, ma soprattutto dobbiamo dare risorse emotive, motivazioni per farlo. Ecco, quindi insomma un progetto ambizioso, un progetto di ampio respiro come l'ha definito, ma sicuramente di carico di significato e di valenza dal punto di vista proprio della società, perché insomma la società che viene chiamata sempre in ballo in diverse occasioni si deve e non può non farsi carico di queste problematiche che sono e che possono essere alla portata di tutti, perché non è che noi che siamo abili e diversamente abili sono un'altra parte, siamo tutti, la società è fatta da tutti noi, e anche se non ce l'abbiamo in casa ma è nella casa accanto o nella porta accanto, deve e può essere anche un nostro problema, se non fosse economico perlomeno morale, e quindi esatto. No, dal punto di vista morale ci dovremmo impegnare anche tramite una partita di beneficenza, perché no, a sostenere assolutamente, assolutamente. Noi spesso abbiamo organizzato convegni, tavole rotonde in cui si parlava per ore del problema. Sono discorsi gravi, pesanti, che toccano il cuore, alla fine dei quali poi lanciavamo la raccolta fondi. Per carità, è giusto farlo, è molto serio, però secondo noi è anche una bella cosa associare la solidarietà al divertimento. Sì, 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 assolutamente sì. Non è assolutamente ipocrita, perché comunque anche le famiglie che non hanno i nostri problemi vivono i loro, sono alle prese, certo, con i figli che vanno a scuola, che vanno bene, che vanno male, per cui noi abbiamo piacere di invitare le famiglie a divertirsi assieme a noi, con la consapevolezza che hanno fatto anche del bene. Certo. Allora, progetto ambizioso quello di Onfalos, ma anche Adamo ha un suo progetto che è caricato su questa iniziativa. Io però non vorrei svelare o perlomeno presentare quello che vorremmo fare nel futuro. Comunque, per il momento abbiamo bisogno di ampliare il team medico-infermieristico, perché gli ammalati sono sempre più numerosi, certo, perché le famiglie, come diceva appunto Max, hanno bisogno continuamente di essere supportati da un punto di vista psicologico, ma anche diciamo giocoso, se vogliamo, no? Perché comunque la fase terminale della vita degli ammalati è veramente un calvario, per cui in certi momenti si ha bisogno anche di distrarsi un attimo. Io però volevo dire che noi abbiamo dato la possibilità ad alcune persone, sempre fanesi, secondo la legge Brunetta, sfruttando la legge Brunetta, di andare in pensione 5 anni prima, pur mantenendo, però pur dedicando parte delle ore della giornata ad un'associazione Onlus. Infatti due dipendenti dell'ufficio del registro, due donne, sono riuscite ad andare in pensione 5 anni prima e ci aiutano in segreteria, ci danno una mano in segreteria, ci aiutano in qualunque mansione, in qualunque incarico noi appunto ne abbiamo bisogno, e poi, e questo io credo che ci faccia anche onore, perché praticamente la nostra Adamo è diventata una piccola azienda, perché se pensiamo che abbiamo 7 dipendenti a tabella nazionale, con tanto di contributi, quindi tutto quanto, ecco, costo sì, vivo. Quindi c'è un costo vivo. Ecco, abbiamo dato la possibilità ad un ragazzo che purtroppo ha avuto la disavventura della droga, per essere riabilitato al lavoro, noi appunto l'abbiamo tenuto con noi, gli abbiamo dato degli incarichi, e poi dopo
un periodo di monitoraggio, io ho fatto una relazione da presentare appunto al suo avvocato e quindi a chi di dovere per essere riabilitato al lavoro. Quindi voglio dire, il nostro lavoro non è che si limita soltanto appunto all'assistenza domiciliare. Quando capitano anche queste situazioni particolari, se vogliamo, no? Per esempio una fisioterapista ha cominciato con noi volontariamente, gratuitamente, a dare prestazioni nelle famiglie e poi pian piano una mattina mi ha telefonato e mi ha detto: senti Donatella, io ho trovato il mio lavoro, mi sono fatta una rete di pazienti con i quali lavoro tutti i giorni e quindi adesso alla Damo potrò dare molto meno. Benissimo, benissimo. Va bene. Voglio dire, allora siamo aperti a tutti e allora che benvengano, qualunque cosa che noi possiamo fare in qualunque momento, in qualunque settore, benissimo. Quindi l'associazionismo con Onfalos è stato un momento di grande piacere, di grande entusiasmo, perché abbiamo avuto la possibilità di scambiarci, senza magari far tanti discorsi, nella maniera più semplice, di scambiarci delle opinioni, di scambiarci delle ottiche, anzi allargare delle ottiche nel campo del volontariato e conoscere tanta brava gente, perché veramente in questa circostanza io ho potuto constatare che il mondo del calcio, il mondo dello spettacolo, no? Chissà che cosa si pensa. Invece no, sono veramente persone impegnate, serie, che ci fanno seguire il protocollo alla grande. Alla non possiamo assolutamente sforare. Assolutamente. No, vabbè, ma quindi è un mondo... Ecco, a questo proposito veramente voglio rubare una frase del nostro presidente Di Benedetto, Gianfilippo, che saluto. L'autismo è il disturbo della non relazione, eppure a noi questa esperienza di vita ha dato e dà la possibilità di conoscere delle persone eccezionali. Va bene, allora basta alle volte guardarsi anche negli occhi per capire che cosa, infatti, di che cosa si parla. Infatti. Quindi due progetti concreti che vengono. Sì, perché poi, emersi. Mi scusi, ci siamo ritrovati per caso, ecco. Voglio dire, non è che abbiamo avuto le telefonate preventive, no? Dice allora ci incontreremo. No. Ma c'è stato un elemento stimolatore. Sì, scatenante. Diciamo, l'elemento scatenatore. Perché in realtà l'idea, la scintilla, non è stata nostra. Noi forse non avremmo mai avuto il coraggio di farlo. È vero. C'è stato un personaggio coraggioso, più di noi è Vulcanico. Anzi, sono due i personaggi e tutti e due si chiamano Fabio. Uno è Fabio Roberti, del ristorante Punti Rosti Marotta. E l'altro è Fabio Pedini, che ha un'azienda a Sant'Angelo in Vado, la Trattamenti Tessili Centro Italia. Sono stati loro che una sera si sono guardati negli occhi e hanno detto: ma perché non portiamo una nazionale cantante? Bene. Da e lì. Con chi? E a favore di chi vogliamo fare la partita della nazionale cantanti? Allora Fabio, che è socio e sostenitore di ambedue le associazioni, ha avuto l'idea di coinvolgerci e da lì è nato tutto quanto. E c'è da dire che Fabio nei confronti della Damo è stato sempre di una fortissima sensibilità e compartecipazione, perché noi abbiamo seguito la moglie fino all'ultimo respiro, eravamo lì quella notte. E quindi lui, chiaramente, non parlo di riconoscenza, per carità, però comunque ha aperto il cuore. Ha vissuto quello che voi, aperto, ha toccato con mano, sì, insomma, ha toccato quello che voi mano, siete sì, capaci sì, di fare. Sì, sì, allora, sì. Quindi, insomma, il tempo stringe, tiranno, siamo quasi alla fine, anzi siamo già addirittura d'arrivo. Rivolgete insomma un appello a quanti ci guardano per venire e anche come fare ad acquistare i biglietti che insomma gli consentiranno, esatto, di andare. Perché il tempo stringe, ormai quasi tutti i punti prevendita stanno chiudendo, però vi garantiamo che fino alla mattinata stessa, fino alle 13 alle 14 di sabato, potrete trovare i biglietti
presso il botteghino dello stadio, che noi terremo aperto gli ultimi 3 giorni. Ricordiamo che i biglietti costano 5, 10 e 15 euro a seconda del settore che si voglia acquistare, che i bambini fino a 12 anni entrano gratis e che ugualmente l'ingresso è gratuito per i diversamente abili. Anzi, a tutti coloro che si registreranno presso la mail dedicata che abbiamo, che è fanoperlavita@tiscali.it, noi faremo trovare alla cassa questo accredito, perché questo pass VIP, perché i VIP, le very important person, per noi sono diversamente abili. E un'ultima cosa, un appello a tutta la cittadinanza per il 1° aprile, e non è uno scherzo, credetemi, abbiamo organizzato una cena da Fabio di Pontiron, aperta a tutti, però c'è un numero limitato perché comunque il locale è quello che è, e dove saranno ospiti i cantanti, i personaggi dello spettacolo che arrivano il giorno prima. Quindi se volete partecipare noi saremo molto contenti, anche perché c'è una sorpresa. Claudio Pacifici, che anche lui è uno dei sostenitori della Damo in qualunque circostanza, offre 2 gioielli che poi saranno sorteggiati e poi ci leggerà qualcosa in vernacolo fanese, sempre attinente al calcio. Quindi mi raccomando, prenotatevi presso la sede Adamo o anche presso magari le persone che stanno lavorando in questo momento per questo evento. Vi aspettiamo tutti e ricordatevi che insieme si può dare di più. Grazie infinite. Bene, allora segnatevi questi 2 appuntamenti venerdì sera, se volete conoscere di persona i protagonisti di questa partita di solidarietà, Fano per la vita, allo Stadio Mancini il giorno dopo, sabato 2 aprile, potete partecipare alla cena, che sarà comunque un preambolo di quello che avverrà il giorno dopo, e poi insomma andate allo Stadio Mancini a vedervi, a gustarvi questo evento sportivo con insomma il sottotitolo della solidarietà. Allora, grazie alle 2 associazioni presenti qui, che sono coloro che usufruiranno insomma in termini di quibus dell'incasso del tutto devoluto in beneficenza, ribadiamo per l'ennesima volta, la Nazionale Cantanti si muove soltanto con questi criteri. E quindi salutiamo Massimiliano Fiorelli, presidente, vicepresidente Associazione Onfalos Autismo e Famiglie, Onlus, e Donatella Menchetti, presidente di Adamo. Grazie per essere stati qui con noi. Grazie a voi che ci avete ospitato. Prego. Salutiamo anche Filippo Carboni, che doveva essere qui con noi, che è un organizzatore e uno sponsor anche dell'evento. Salutiamolo. Sì. E, insomma, e salutiamo, facciamo un saluto generale anche a tutti gli altri sponsor che giustamente hanno contribuito. Poi verranno naturalmente citati. Dopo, insomma, nella giornata di sabato ci sarà insomma anche una visibilità per loro. Grazie, e mi raccomando, andiamo alla partita al Mancini, Fano per la vita. Ciao, alle prossime.